Lui è Mercemario, io sono Ramondo. Esatto. Oh, oh, no, no. Chi è quella signora? No. L'hai infilata nel culo, scappa! Porca troia. Non li guardare, non li guardare, corri Dave, non li guardare. Questo manco ci devi parlare. Ma quello sembra potentissimo. Sembra potentissimo quel tizio lì. Vai a destra, no, vai a destra. Vai a destra. Potentissimo. Oh, scendi di lì, scendi di lì, scendi di lì. Presto. Aia. Aia. Corri, corri Mago Bellino, che qua sennò... Mago Bellino. No, no, no. Evitalo, evitalo. Ma sei sicuro? Minchia, ma no, non sono sicuro, scappa. Cammina alta, come me, cammina come me lunedì mattina. Ma no, 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 vabbè, no, ce no, la potevi fare. Ma come? Ma che... oh. No, no, sto morì, sto morì. Ma tu ci vuoi curare, zio? No. Ah. No, mago, mica un chierico, scusami. No, scusa, non esiste il chierico in questo gioco, cioè come... ti piacerebbe. Non lo so, Rick, se esiste. Ma sono dei figli però... cioè... Sta di fatto che fino adesso non sono andate molto bene questi nostri tentativi di... parsimonia. Gli ho lanciato un uccello vorticoso. Che cazzo gli hai mandato? Quelli che stanno al semaforo a fare i giochi... con l'animale là, che cazzo hai fatto? Panni versi, panni versi. Ok, qua c'è un buco, qua si finisce come allora, se aspettate faccio una cosa divertente. Guarda, aspetta, questa è la classica zona alternanza scuola-lavoro, guarda. Ok, io l'ho preso, ma non possiamo estrarre insieme, scusami. No, dobbiamo trovarne due e estrarre insieme. No, 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 premuto, porco d***o. È finita per me, è finita. È vero, è vero. Nel frattempo lo zio entra nelle celle, tipo così da esplorare. Ma lascialo stare, lui sa quel che fa, guardalo. Aia, porco due! No, forse no. Ha bloccato, ha body bloccato un tizio, guardalo. Ci vedo niente di male. Tua madre! Aia. No, no! No! Vai zio, facci vedere quanto è forte la magia in questo gioco. Non esiste la magia! Madonna, guardalo! Non lo sto prendendo mai, eh! Occhio che lì in fondo vedo che ci sta un amico... aspetta, un amico del culo c'è lì! No! Ma quanta vita c'ha quel tizio? Usa la R per riprendere... Occhio! No! Usa la R! Scappa! Usa la R! Usa la R! Non me la fa usare! Scappa! No! Oh no, oddio! Porco due! No! No! No, è stato misfollato! No. Vabbè, ma questo ti sta aprendo il culo? Ma questo... mi sta anche mancando sempre! Ma questo è lo stesso tizio che ha ucciso me, è possibile? Eh sì, sì, lui va in giro per la mappa e ti aspetta! Minchia, ma è un figlio di puttana! Non solo ti manca, ma ti manca anche di rispetto lui, capito? Cioè, non so. Sì, sì, ti sta però... facendo un po' di taunt! A mondo! Io comunque vorrei ricordare a tutti in chat che Dave è un pilota di droni. Sì, 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 ah. È un tuo canale, infatti lo vedi, spesso si chiama... il canale di si chiama Ukraine FPV Compilation. Allora ricordiamo che in questo momento Doggy deve tankare. Oh no! Che è vero! Oh no, quindi ma perché? Quindi è finita. Cioè, no. È un nuovo incantesimo che non serve a niente. Ma non c'è scritto divento, cosa divento una palla di luce sono lì. Perché? Perché? Non lo so, non ho scritto io il gioco. Divento una palla di luce e sono lentissimo. Volete prendere l'ascensore? Cioè, si trasforma in un Magic, in un Magikarp praticamente. L'ascensore è andato via. Non ha senso. Per campare tutti tranne loro, perfetto. Ma ce l'ho io. Io una. Allora. Andiamo per Doggy. Addio. Io vado fuori. No, è andato via. C'è con Doggy. Io la cerco con te, Doggo. Ramondo se n'è andato. Scusate, il mio pianeta aveva bisogno di me. Ma no. Ma perché? Non avevo più cure, non avevo più niente. Cioè... Ma manco io ce li ho, sono fottuto. Vabbè, però tu Doggy hai la faccia di quella persona che arriva alla però, seconda sigla. Però io vi ho portato alla campana, ho fatto il mio lavoro. Cioè...
stanotte mi sono svegliato in preda ai dolori atroci. Io con la schiena che mi si è accavallata. Ah, della schiena. Mi si è accavallato tipo. Ma è venuto. Ma no, ma pensi il torcicollo sotto steroidi? Tipo, mi si è accavallata nella schiena, sono morto dal dolore. Ma regà, è stato terribile. Cioè, se mi sta portando a casa il Toradol per. No. Questo medicinale, Dio no, raga, è stata una cosa. Pensavo di morire. Okay. Mi sono svegliato. C'è roba tutto steccato perché non si può muovere. Mi sono svegliato a Stephen Hawking. L'ultima parola che ho detto è stato Doggy. No, non hai detto Doggy, hai detto Doggy, sai, con la voce robotica. Doggy in legno di faggio. L'ultima scuola di pensiero. Sono morto. Come sei morto? No, come? Ah, perché eri qua dentro, eri. Eri qua dentro, eri sotto. No, ma no. Cosa che mi esplodo? Perché non... vabbè, ho dato fatto male, bro. Poi un giorno vi racconterò l'avventura dell'autogrill, signori. Ma è qualcosa che non si può raccontare in live, no, immagino. Non si può, ma intanto vi mando una foto sul gruppo. La voglio vedere, no, subito, aspettate. È quella foto. Sta è quella foto, Roberto. Fammi vedere. Non lo so, ho visto una fotografia troppo strana, raga. Il fatto è che, vabbè, nel complesso si riesce a capire cos'è, ma c'è un qualcosa di specifico che non riesco a comprendere. Secondo me lo zio sa cos'è, ma non ce lo sta dicendo. Dico solo che io sono entrato e ho visto questa scena. No, che vabbè, cosa? Raga, questa... Ma io scusa, ma la vita di queste persone che vanno all'autogrill e si cagano scoppiando nella latrina, ma com'è il proseguo della loro vita, la composizione della loro casa? Cosa? Ma cosa mangiano per scoppiarsi così? Perché... Ma non lo so, cioè, non lo so, raga, io non. Cioè, che vita conduci? Cosa racconti? Non lo so. E soprattutto, ma cioè, così di botto, tipo una bomba a idrogeno. Sì, ma cosa racconti a tuo figlio quando gli fai il regalo di Natale? Cioè, mi è scoppiato il culo all'autogrill. Con quegli occhi languidi, capito? Cioè, sì, ma alle 10:10 tipo preda, capito? No! Mi è scoppiato il culo all'autogrill, comunque è fantastico. Beh, sì, raga, quando trovi il cesso in quelle condizioni ti è scoppiato il culo all'autogrill. Cioè, Gabriel si sta sentendo male.